Ciao Liperiani, in questo tutorial 6C. Non hai visto il tutorial A e B? Clicca qui sotto. Hai visto sia il tutorial A che il tutorial B? E allora andiamo avanti, cazzo. Super super lame, ragazzi, non stiamo, ve l'ho detto, di ste robe. Quantizzatina al 16esimo. Andiamo a sentirlo. Allora, questo ci può piacere, però mi piace quando trascina la seconda nota. Diciamo che di tutto questo, la seconda non mi piace. Quindi farei proprio che questa l'elimino, tutta la seconda battuta e duplico la prima. Capite, la quantizzo, così rimane bella dritta. La terza non mi piace, duplico questa. Accidenti. Tengo premuto mela, poi la quantizzo. Ed ecco qua il nostro giro di basso. Benissimo. Andiamo a tagliarlo. Chiudiamo pure contact. Andiamo a tagliarlo anche di qui. Meglio ad allungarlo in modo che la lunghezza sia 4. Poi faccio glue. Così abbiamo un ottimo giro. E andiamo a duplicarlo. Allora, questo è, diciamo, un'idea di beat, dai, ma anche mettiamoci un pianoforte. Naturalmente nel basso dobbiamo insomma fargli dentro qualcosa. Anzi, uso il soft tube. Dovrei avere un metal amp room. Vintage amp room. Bass amp room, eccolo qua. Mettere un ampio a questo basso. Eccolo qua. Insomma, abbiamo capito il procedimento. Poi voi sarete mille volte più bravi di me nel beatmaking, anche perché spiegare e fare la musica non è facile. Quello pensavo, ragazzi, ho fatto veramente una bella figura di merda, eh? Il beat fa veramente cagare. È proprio brutto, mamma mia, ragazzi. Cioè, proprio... minchia, che brutto. Esempio, questo basso è troppo carico, ha troppe basse, non sento più il kick, quindi vado a tagliare il basso, vado a tirargli fuori un po' di presenza nelle medie. Io voglio ancora più distorto sto basso.
adesso sento che manca compressione a questo basso. Facciamo quello che veramente cambierà il gioco, cioè mettiamoci un Rea Comp che avete tutti. Il Rea Comp ce l'avete tutti, facciamo un piccolo sidechain come abbiamo visto nello scorso tutorial. E vi faccio vedere come fare un sidechain con il filtro. Quindi tiriamo dalla batteria verso il basso, chiaramente nel canale 3-4. Vedete che il sidechain è molto sporco perché ci sono anche rullante e hi-hat. Quindi se io faccio con un low pass, pulisco a parte il basso, quindi sotto i 100 Hz, vedete che il sidechain è diventato solo della cassa, da un segnale in cui c'era cassa, rullante e hi-hat. Mi sono salvato in corner. Va bene, questi sono i fondamenti del beatmaking. Insomma, abbiamo visto un po' di MIDI, un po' di VST, e da qui in poi, ragazzi, è tutto il vostro divertimento. Non abbiamo ancora affrontato bene le automazioni che possono servire molto in fase di beatmaking, però diciamo che questa è la base di comporre. Sono cercato di stare il più semplice possibile. Ho usato solo Kontakt, potete immaginare al posto di Kontakt qualsiasi VST, ragazzi, è uguale, cioè non cambia veramente niente, il MIDI è il MIDI e quelli sono quelli. Al posto, ad esempio, di se avete una tastiera MIDI, al posto che scegliere l'input MIDI Virtual MIDI Keyboard, avete gli ingressi della vostra scheda. Questa si chiama Plug 1 perché oggi ho attaccato un Eddie Roll Firewire dove l'ingresso MIDI si chiama Plug 1, però in realtà qui magari c'è scritto, che ne so, Motu MIDI In oppure Alesis MIDI Input Port 1, insomma una cosa del genere. Vi lascio con un piccolo goodies. Al posto di questo piano facciamo un altro hi-hat e registriamolo invece dal microfono. Vedete che questo sta registrando dal microfono. Quindi io vado a rec e farò così con le mani, vado a tenere un suono di sfregamento. E quindi di ottenere un hi-hat, così, solo per farvi vedere cosa si può fare. Eccolo qua. Allora, andiamo a prenderlo, vedete, è bassissimo, ma noi facciamo Mela Shift 10, che è il normalizza, oppure fate clic destro, item setting, take, scusate. Dove cazzo è? Non mi ricordo mai. Il normalizza, che è Mela Shift 10. Io so solo il. Insomma, cazzo, fatto che voi lo scorciatoia. Mela Shift 10 su PC è Ctrl Shift 10, in modo da alzare di 30 dB. Lui alza al massimo, quindi poi potete anche tirarlo un pochino più giù. Sentiamolo in solo e vediamo. Questo è quello che ho registrato. Voi direte che merda. Calma, ora ci lavoriamo. Allora. Praticamente vedo che non è tantissimo a tempo, posso tirarlo un po' con l'alt, vedere di cercare di prendere tutti i transienti e poi spostarli un po' a mano, tipo questo lo sposto un po', questo lo sposto, questo va bene, poi lo taglio, faccio un glue, controllo che la durata sia giusta, dura una battuta, poi ci metto un equalizzatore, taglio tutte le basse. Quindi, ragazzi, il prossimo dice che non c'ha gli strumenti per fare la musica. Lo inculo a sangue perché si può fare tutto, ragazzi, cioè con le mani, ma veramente con le mani. Facciamo così, mettiamolo un po' nel riverbero. La prima parte non è buona, la seconda sì. Quindi tagliamolo più corto e facciamo una cosa del genere. Praticamente io taglierò
dove mi suona meglio. Maledizione, l'ho perso. Con tab, eccolo qui. Ho preso quattro colpi che mi piacciono, li tiro a tempo in modo che durino mezza battuta. Farò un glue e andrò a riposizionarli. Vediamo se suona meglio. Oh, ci siamo. Ho tagliato ancora. Poi posso fare un po' di shaping con un C1, con un gate. Eccolo qua. Ragazzi, non è benissimo tempo, e poi potete entrare e metterlo a tempo come più preferite. Ad esempio, io sento che c'è uno dei colpi, questo qui che è in anticipo. Togliete la griglia, tagliate sul colpo, premete Alt e spostatelo un pochino avanti. Sembra troppo. Zoomare un po'. Eccolo qua. Quindi buttate via quelli vecchi. Quindi rifate glue. Controllate la durata, due battute, provate a rincollarlo. Chiaramente potete creare uno stop togliendo questi. Orribile, orribile, però aveva reso l'idea, dai, insomma, del beatmaking in Reaper. Quindi mi raccomando, buon divertimento. In questa qui ho usato appunto un po' di VST. Ci sono tantissimi VST free. Vi lascio magari un link qua sotto nella descrizione di un ottimo sito dove trovate tutta una serie di VST gratuiti se non avete Concat, se non volete comprarvelo. Mi raccomando, tanta tanta fantasia. A volte il clap o il kick lo potete fare picchiando sul tavolo, insomma. Vi posso assicurare che il vostro limite è soltanto quello della vostra fantasia, insomma. Grazie a questo tutorial, è durato veramente una vita. Siamo già a mezz'oretta. Lo dividerò. E quindi vi ringrazio, grazie, mi raccomando, cliccate mi piace su Riperiani, se siete già amici su Riperiani, iscrivetevi al canale YouTube, questo aiuta me, aiuta voi, almeno appena esce una nuova puntata lo saprete subito, tipo immediatamente, che è la cosa fondamentale. Vi ringrazio ancora e buon proseguimento. Eccoci qua, bene ragazzi, il tutorial è finito, abbiamo usato tre puntate per fare questo beat veramente brutto, però spero di aver reso l'idea. Per quanto riguarda beatmaking, VST, MIDI, per qualsiasi domanda scrivetemi su Riperiani, scrivetemi in privato su YouTube, ogni tanto riesco a rispondere anche lì. E ragazzi, buona creazione, spero che a voi vada molto meglio che a me. Oggi veramente è una giornata molto poco ispirata, molto poco ispirata. Alla prossima.